Volevo fare la tanto carina fit bellina healthy light e quindi fare praticamente un pasto perfetto col mio yogurt greco bianco 0% grassi senza zucchero, però poi ho messo 1 chilo di gocce di cioccolato fondente. Yeah! Come rovinare uno yogurt bianco magro. Però è buonissimo. Wow, troppo buono. Sembra gelato la stracciatella. Ciao ragazzi, eccoci in un nuovo vlog. Avete visto? Stamattina ho fatto una colazione very fit, insomma, fit stile Nancy, quindi sempre con un po' di cioccolato, altrimenti non sono io. Mi ha dato la carica per affrontare la giornata. Oggi un sacco di impegni, sono appena tornata dal lavoro e non ho ripreso nulla, ovviamente, perché ero di corsa e via dicendo. E praticamente la treccia che ho fatto stamattina si è molto molto disfatta. Il trucco pure, ho messo un po' di lucida labbra perché ora devo riscappare per fare altri servizi, per una cosa che non vi posso svelare, e quindi niente, è un segreto, lasciamo stare. E quindi devo fare un'altra cosa. Poi devo andare a comprare il regalo di compleanno a mia sorella. Sono gli sgoccioli, tra poco è il suo compleanno, quindi devo comprare un bel regalo. E farò anche un po' di shopping, spero. Vado con mia madre, mi accompagna lei, che comunque non mi fa spendere molti soldi. Però io voglio spendere i soldi spesi bene e comprare delle cose buone per me e un bel regalo per mia sorella, che ci tengo che abbia il regalo che vuole lei, bello, e glielo scelgo io. Con i gusti miei, però pensando sempre a lei, che lei c'ha gusti un po' più strani. Poi volevo dire un'altra cosa sotto al video, specialmente quello del bullismo, comunque a tutti gli altri video. Sapete che io seguo molto le serie TV su Netflix. Molti di voi mi hanno consigliato di vedere la serie TV nuova che è appena uscita sul bullismo 13, e io l'ho vista appena uscita e mi è piaciuto un sacco. Poi però, poiché sono stata fuori in viaggio con mio fidanzato, mi sono dimenticata di parlarvene. È stata bellissima, l'ho guardata insieme a lui in pochi giorni, l'ho finita, l'abbiamo finita ed è stata stupenda. E per chi non l'abbia ancora vista, stupenda, guardatevela, la consiglio. Per superare dei brutti momenti, vi fa capire proprio cosa passa una ragazza a scuola quando viene presa in giro, piccole prese in giro, ma anche per fatti gravi. È molto cruda, però fa capire il senso di cosa passa una persona ad essere offesa ogni giorno, ad essere bullizzata, ad essere arginata e presa in giro e via dicendo. Quindi guardatela, è stupenda, stupenda. Oddio, ma perché sono così? Cioè, sono tutta scura, forse ho sbagliato a truccarmi. Oddio, stamattina sono andata a lavoro in queste condizioni. Vabbè, lasciamo stare. E quindi ora devo riscendere per fare questo servizio. E sono indecisa però se mettermi il giubbino di pelle che avevo stamattina, cioè non è pelle, è copelle, quello nero classico che ho sempre addosso, oppure un giubbino sempre modello tipo ecopelle, però in tessuto bordeaux. Ora vi faccio vedere, vediamo quale vi piace di più. Aspettate. Vabbè, da dire che ho il jeans nero semplice, quindi ho questa, la mia giacchetta preferita di ecopelle. Questa è di Bershka, che me lo chiedete spesso. Di Bershka l'ho comprata tipo l'anno scorso, però penso che la vendano ancora. E questa invece è quella bordeaux prugna. Questa invece di Zara l'ho comprata sempre l'anno scorso, non so se ci sia ancora nei negozi, però ho fatto l'errore di prenderla XS, quindi è un po' corta. Mi va bene di maniche perché quella infatti è un po' lunga di maniche ed è un po' più larga perché S. Questa mi va bella stretta così, però mi piace che è troppo corta e poi si vede la maglietta, si vede questo effetto, non lo so se mi convince. Voi che dite? Vabbè che non ve lo potete dire in diretta, però magari ditemelo nei commenti così la prossima volta indosserò questo o quella. Comunque anche questa è bella, dà un tocco di colore visto che ho il jeans nero e scarpe nere. Quindi ora devo scappare, vado con mia mamma a fare shopping, a comprare sapete cosa. E ci vediamo dopo, ciao! Vloggerò quel che posso nei negozi, che nei negozi è vietato filmare foto e via dicendo, quindi devo farlo di nascosto. Magari faccio vedere le cose che mi piacciono, poi quando torno vi faccio vedere le cose che ho comprato. Non posso farvi vedere il regalo di mia sorella ovviamente. E poi sicuramente lei farà il video con tutti i suoi regali di compleanno.
Ragazzi, sono appena tornata a casa, sono stravolta. Sono felice perché ho comprato il regalo di compleanno a mia sorella. Infatti non vi farò vedere, insomma, sono poche le buste perché il resto erano dei regali di compleanno di mia sorella. Quindi sono contenta, alla fine sono soldi spesi bene perché è un col regalo. Ho comprato qualcosina anche per me, vi faccio vedere. Comunque scusate, sono stravolta, la treccia oramai è disfatta, sembro tipo pazza, ma i miei centri commerciali mi saliscono. Anche se questo non era un centro commerciale ma era l'outlet, perché il centro commerciale lo odio, che è pieno di gente, folla, mi viene mal di testa. L'outlet è un po' meglio perché c'era meno gente, meno folla, si respirava, c'era aria. E ora devo fare uno spuntino veloce, poi mi metto al computer, poi vado in palestra. Prima però vi voglio far vedere cosa ho comprato, cosine piccoline piccoline. Molly, scusate il disturbo. Molly, la disturbo? Scusi Molly per il disturbo. Sì sì, io volevo solo dormire, eh? Non mi scocciate. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Uff, queste persone che parlano, parlano, ma non mi scocciate. Ecco qui, da Liuju ho preso le magliette meno costose che c'erano, ovviamente, nel mio stile, sono semplicissime, sono delle t-shirt semplici. Questo è corallo, semplicissima, di cotone, e l'ho presa XS perché l'avevo stretta e aderente, insomma, nel mio stile. Poi ho preso questa azzurrino, pastello primaverile, e praticamente sempre XS, questo però lo scollo a V, e praticamente c'erano un sacco di colori, c'era nero, viola, fucsia, rosso, arancio, di tutto e di più, insomma. Io ho scelto questi due colori, mi piacevano di più e costavano soltanto 9 euro, quindi l'ho presa a volo. Da Sylvia Netch vi faccio vedere solo un omaggio che abbiamo avuto, perché se spendevi un tot di soldi ti regalavano una borsa, e noi abbiamo scelto questa borsa, io e mia mamma abbiamo scelto questa borsa bellissima, nera. C'erano un sacco di colori, arancio, corallo, così, però erano un po' troppo stravaganti per i miei gusti, quindi ho scelto questa nera, è proprio carina. C'ha la catena ed è così nera, piccola, però è molto capiente. Vedete, è bella capiente, è proprio bella, semplice, come piace a me. Molly che vuole uscire dalla mia stanza. Aprite, aprite. Io vado a fare un piccolo snack e poi palestra. Anzi, prima devo fare una cosa al computer, oddio, spero di farcela. Scappo. Esaurimento. Sì, Molly, c'è Molly che piange e vuole uscire dalla porta, c'è il gatto che vuole entrare dalla finestra. Lo zoo, praticamente, lo zoo. E tu che fai qua? Brutto cattivo canillo, brutto canillo, brutto brutto, brutto brutto brutto, brutto brutto brutto, brutto. Brutto 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 lecchino, brutto. Guardate quanto è carina questa scatola cestino che ha regalato mia mamma a una sua amica, c'è troppo bella, ci sono gli ovetti. Poi c'è, allora, in questo scatolo, guardate quanto è carino, c'è questa gelatina di arancia con scorzette, cioè si vedono proprio le scorze di arancia, è tipo una marmellata, penso, bellissima. Marmellata extra di mandarinetti, sono due barattolini di mostarda, di prugne e scaglie di mandorla, quest'altro invece è mostarda di zucca. Poi ci sono questi, sono i ceci e i fagioli tondini. Queste sono tutte cose proprio artigianali, coltivate artigianalmente. Bellissimo. Volevo pure io queste cose. Ragazze, come cena fit dopo l'allenamento si mangia. Mi sono preparata questo. Allora, riso basmati con salsa di soia e paprika affumicata. Poi pollo, petto di pollo tagliato a striscioline con salsa di soia, sesamo e olio a crudo. E poi scarole. E invece delle olive e capperi, a me non piacciono le olive e capperi, ho messo le noci. Quindi carboidrati, proteine, verdure, in più anche l'insalata per saziarmi. Poi aggiungerò sicuramente altro limone, altra salsa di soia, un po' dappertutto. Buon appetito, yummy! Molly, tu che aspetti? Anch'io voglio questa roba da mangiare, buona, buona, dai, dai, dammi pure a me. Pure io sto qua giù, pure io voglio la roba, dai! Si magna! Ragazzi, scusate lo stato pietoso, ma sono, insomma, un po' stravolta per la palestra e per varie cose. Comunque, mi avete portato fortuna perché oggi è successa una bella cosa, cioè, ho avuto una bella sorpresa. Però
ho imparato a non svelare troppo perché altrimenti ti porti sfiga da sola, quindi è una notizia bella che ancora non so se sia sicura e se avverrà, quindi sono contenta e vi ringrazio che avete portato fortuna, e se andrà a buon fine ve lo dirò in un altro vlog, non vi preoccupate, ma ora è proprio una cosa campatinaria, quindi sono felice per questa cosa, ma se non è ancora sicura, quindi appena sarà sicura ve la dirò. A volte felice. Voglio guardare un bel telefilm su Netflix, sono indecisa tra vari telefilm, c'è uno che si chiama The Follower o The Following, cosa del genere, un thriller su serial killer, quindi sono molto tentata nel vederlo, oppure c'è un altro che si chiama The Returned, un altro Revenge, insomma vari, ditemi voi, consigliatemi voi da qualche altro telefilm nuovo, che 13 mi è piaciuto un sacco e vorrei iniziarne un altro, non so quale iniziare, datemi qualche suggerimento, qualche telefilm su Netflix bello, qualche serie tv, perché adoro le serie tv e ogni sera la notte dedico la serie tv, mi addormento così e sono contenta, quindi ora vado a struccarmi e mi guardo il telefilm. Vi ringrazio tantissimo perché mi avete portato fortuna, è una cosa bellissima, però voglio esserne certa, perché spesso quando mi capitano queste cose bellissime le dico a tutti e poi non succedono, non si avverano, non sperarci troppo e magari poi avviene, chi vuol capire capirà. Vi saluto, non so perché vi sto inquadrando così e la stanchezza, non riesco più a stare nemmeno seduta e sto sdraiata sul letto. Vi saluto, sembra di stare tipo in un prato con tutti i fiorellini viola. Buonanotte. Ci vediamo domani con un nuovo video o un nuovo vlog, non so. Chi vivrà, vedrà. Ciao!